Tutto pronto per le giornate fai d'autunno. Oggi, sabato, si inizia con la visita al villaggio siderurgico di Chiesa Vecchia e alle fonderie dei Borbone a Ferdinandea di Stilo. Domani a Bivongi, in un itinerario più ampio, disegnato per scoprire le punte di diamante rappresentate dalla centrale idroelettrica L'Avvenire, dalle antiche terme delle Acque Sante del 1820, dall'area archeologica della fonderia Fiera Mosca, Mulino do Furno, e dalla basilica bizantino-arabo-normanna di San Giovanni Teristis, resa viva dalla presenza della comunità di monaci ortodossi romeni. Dopo le prime immagini dell'itinerario FAI messi in onda dalle tre reti RAI, molte le prenotazioni giunte nella vallata Stilaro, grazie anche all'organizzazione impeccabile delle responsabili FAI della Locri e della Piana, Titti Curinga, capodelegazione, e Daria Sansotta, capogruppo dei giovani FAI Locri e Piana, affiancate dall'amministrazione comunale, dalla Proloco e dalla consulta delle associazioni. Punto di ritrovo è la piazzetta antistante la chiesa santuario con stand del FAI, dove oltre alle guide ci saranno le navette per San Giovanni e bagni di guida. I ristoratori sono pronti a soddisfare i gusti di quanti desiderosi di conoscere la cucina tipica locale. Siamo con il sindaco di Bivongi che ha subito capito l'importanza di queste giornate FAI, tanto che ha dato l'adesione come amministrazione comunale, e oggi ci troviamo a riavere bagni di guida e altri siti di archeologia industriale puliti alla perfezione per l'impegno che ha avuto l'amministrazione comunale e l'impegno delle associazioni, dobbiamo dire, della consulta, della Proloco e di tutte le altre associazioni. Quindi domenica Bivongi sarà veicolato in tutta Italia. Per noi è una giornata di grande orgoglio e di grande gioia, perché è stato scelto Bivongi come dalla FAI. È un fatto molto importante per questo piccolo paese. Noi abbiamo capito subito l'importanza e ci siamo messi a disposizione di questa associazione per pubblicizzare, propagandare il nostro paese, che è in piccolo, è un paese piccolo, ma che ha delle grandi potenzialità, sia per quanto riguarda il verde pubblico, sia per quanto riguarda alcuni prodotti tipici che il paese offre, tra cui il vino DOC, l'olio, sia per quanto riguarda anche l'aspetto religioso. Abbiamo il monastero di San Giovanni, dove abbiamo i monaci ortodossi, abbiamo i bagni di guida, dove i cosiddetti bagni terapeutici, dove molte persone un tempo venivano, ora sono chiusi o perlomeno, dove venivano perché trovavano giovamento da queste acque sulfuree. Poi chiaramente la centrale elettrica, che ora è in disuso ma che ci auguriamo venga riattivata, che è stata nel 1914 se non la prima, la seconda centrale, diciamo, della Calabria. Quindi abbiamo tutti questi posti che vogliamo far conoscere alla gente, ed è anche un richiamo per noi, è anche una pubblicità per il nostro paese, e ci auguriamo che da tutto questo il nostro paese ne tragga vantaggio, nel senso che vogliamo maggiori presenze, più gente in questo paese, che è anche adesso detto il paese della longevità, per favorire il turismo, ma anche per favorire insediamenti di famiglie che vogliono stare in tranquillità, perché questo è un paese tranquillo dove la qualità della vita è buona. Certamente il sito più interessante è Bagni di Guida, incastonato tra il verde e il fiume Stilaro, tutto da scoprire per le testimonianze storiche conservate. Terme che sono un'opera di ingegneria idraulica, il cui funzionamento non ha bisogno di pompe o motori per far circolare l'acqua dalla fonte al locale caldaia e alle vasche. La centrale L'Avvenire, realizzata in un anno, con inizio lavori nel 1913 e inaugurazione nel 1914, corredate con le turbine Francis, le più avanzate tecnologicamente dell'epoca, dalla potenza di 100 cavalli, illuminava Bivongi, Pazzano e Stilo. Da ammirare il corredo elettromeccanico e il pannello comandi in marmo, che si presentano in buona conservazione all'interno del manufatto adagiato sulla sponda sinistra del fiume Stilaro. Aprire lo scrigno di tutti questi tesori, grazie alle giornate FAI, e mostrare la Calabria dell'arte, dell'archeologia e della cultura, ingredienti per incrementare il turismo.